Brian Cabezas, protagonista di un nuovo appuntamento allo Store per quel che riguarda gli eventi del mercoledì con i giocatori che incontrano i tifosi. Tanti tifosi, tanti bambini, quindi il futuro dell'Atalanta. Che impressione hai avuto? Contento. Questa grande opportunità che sarà. Molto contento, emozionato, sorpreso che tutto questo sia avvenuto, peraltro per aver giocato fondamentalmente soltanto una presenza per il momento contro la Roma, anche se è andato bene, e speranzoso soprattutto che l'Atalanta possa qualificarsi per l'Europa League. Che sta facendo una grande stagione e sperare che siano le cose la migliore maniera per che consiga il passe a Europa League. Brian Cabezas ha vestito i colori della sua nazionale Under e ha vissuto questa esperienza con l'Atalanta. Adesso Brian riparte per rispondere ad una nuova chiamata della sua nazionale. Sicuramente questo è stato un anno di crescita per te. Sì, ovviamente un anno. È stato, diciamo, un anno misto, a metà quasi si potrebbe dire, tra la nazionale Under 20 per i numerosi impegni che sono andati bene anche grazie alle sue prestazioni e comunque quello che ha potuto imparare nell'Atalanta, e arrivando fino al debutto importante con la Roma. È un anno ovviamente di adattamento che però è stato determinante per la sua crescita personale come giocatore e come persona. Adesso c'è questa sfida contro la Juventus, ci sono le ultime 5 finali di questo campionato e la prima è contro i primi della classe, appunto. Però tutte le partite si devono giocare. Eh sì, ovviamente sono 5 finali. E praticamente sì, ovviamente massimo rispetto per la Juventus, per tutta la sua storia, per quello che sta facendo adesso la Juventus, però l'Atalanta assolutamente non parte battuta, sono 11 contro giocatori contro altrettanti 11 e ha molta fiducia nei suoi compagni che hanno ottenuto dei risultati importanti con squadre importanti sia a Bergamo che fuori casa, e quindi assolutamente partano a testa alta per cercare di ottenere un risultato positivo.